Pavia 1 TV, un gruppo sempre più in espansione nel panorama multimediale lombardo. Selezioniamo collaboratori dinamici e intraprendenti, con qualche ora di tempo libero a disposizione, buone capacità di comunicazione, auto munite, con voglia di fare nel marketing commerciale, nella comunicazione e nello spettacolo, confezionando servizi video e scrivendo articoli per i nostri siti e social. Cerchiamo anche agenti commerciali, garantendo ottime provvigioni, oltre a distributori delle nostre riviste in tutti i comuni del territorio. Pavia 1 TV, edita da Agenzia Creativamente, allarga gli orizzonti presto anche sul digitale terrestre. C'è posto anche per voi. Buonasera, ben ritrovati cari amici di Pavia 1 TV, grazie di essere con noi per una nuova puntata di Protagonisti e oggi è già lì con noi in collegamento, abbiamo un ospite d'eccezione, ovvero un regista importante sullo scenario nazionale e internazionale, un grande esperto di storytelling e di marketing territoriale, sto parlando di Maurizio Gigola, ben trovato Maurizio. Grazie per avermi nella tua trasmissione, Emanuele. In realtà è un onore che tu fai a noi perché sei molto impegnato e voglio subito partire da te perché ed anche dal tuo linguaggio, che è un tema che serve molto in questo momento storico e voglio regalare questo momento di magia ai nostri ascoltatori. Guardate. E così, come nelle migliori tradizioni delle interviste giornalistiche, partiamo dalla fine con Maurizio Gigola, ovvero da Harvest 2020 in vino Humanitas, abbiamo letto, ed è la produzione che in questo momento ti vede concentrato. A raccontare che cosa, Maurizio? Sfortunatamente abbiamo avuto qualche problema con l'audio, per cui non sono riuscito a sentire le parole che sicuramente saranno state squisite dell'amico Emanuele. Per cui improvviserò dicendo e commentando, no, un po' quello che abbiamo visto. Quello che avete visto è un trailer, ed è il trailer di questo lavoro che stiamo facendo sulla vendemmia di questo anno, una vendemmia in particolare, una vendemmia che arriva in mezzo a due momenti molto difficili per tutta l'umanità, no? Perché abbiamo avuto il lockdown per la pandemia a primavera e ci ritroviamo ora di nuovo a fronteggiare queste cose e a guardare il futuro, quindi con incertezza, con un po' di paura. Quindi
ho preso questa finestra e sono andato nel territorio, in particolar modo in Friuli, per questa fase, a raccogliere un po' quello che erano e sono i sentimenti di chi fa il vino attorno ad un momento simbolico così importante come quello della vendemmia. Ed è stata un'esplorazione straordinaria, perché quello che noi abbiamo fatto non è stato quello di scrivere una sceneggiatura e poi andarla a girare, no, nel territorio, bensì siamo andati nel territorio e con la troupe ci siamo fermati 2 mesi e mezzo, quasi 3 mesi, per capire che cos'era il territorio, conoscere le persone del territorio e fare emergere e autogenerare, no, dal territorio un forte momento di storytelling. Quanto conta il territorio per chi fa vino e quanto può fare il vino per il territorio? Ok, io purtroppo non ti sento. Ma e allora facciamo una cosa, possiamo fare dei gesti. Ci ricolleghiamo fra un secondo con te e cerchiamo di ripristinare il collegamento. Intanto vi faccio vedere un'altra importante produzione che ha visto Maurizio Gigola protagonista qualche anno fa nel raccontare la vita di Gualtiero Marchesi. Il concetto di alta cucina è iniziata nel 1977 quando il signor Marchesi aprì a Milano in Bombesin della Riva. Ha filtrato tutto attraverso un cervello contemporaneo, quello che erano stati gli insegnamenti dell'albergo, dei suoi genitori. Quindi ha guardato il passato in una chiave critica e non nostalgica e l'ha portata nel futuro. C'est un personnage généreux, curieux, artiste. Donc il y a un regard artistique, un regard de création, de créativité. Gualtiero è un'icona. He was special. Conoscitore raffinato di musica, di letteratura, di storia. Noi abbiamo un patrimonio incredibile di ricette, perché abbiamo la fortuna di infilarci in mezzo al Mediterraneo, per cui dalla Sicilia all'Alto Adige, pensate che differenza c'è. Dico sempre che è il prodotto prima che si deve sentire. La mia è la cucina della verità, ovvero della forma, quindi della materia. Vediamo se adesso riusciamo a risolvere questo problema di audio. Stasera c'è qualche problema di collegamento. Ci senti adesso? Sfortunatamente non sono in grado di sentirti, c'è un problema di connessione e quindi sfortunatamente la tecnologia non ci aiuta questa sera. Evidentemente il maltempo ha peggiorato le condizioni della mia connessione. Ti sento. E allora già questa è una buona notizia. E noi nonostante il maltempo andiamo avanti e siamo passati dal parlare di Harvest 2020 a The Great Italian Gualtiero Marchesi. Un trade union comune, che è quello della ricerca di un linguaggio per raccontare il meglio che l'Italia ha da offrire e da raccontare di sé al mondo. Da The Great Italian ad Harvest 2020, che cosa hai imparato dell'Italia? Che cosa ho imparato dall'Italia? Ho imparato una cosa che conosco da sempre, forse, dell'Italia, nel senso che l'Italia è il paese della bellezza, indiscutibilmente. E noi ci siamo molto abituati a questa cosa, talmente tanto che poi nelle nostre piccole città, nei nostri piccoli villaggi, nelle risorse del territorio, a volte non riusciamo a valorizzarle, perché il tema della bellezza è un tema strettamente economico, no? Perché nel riuscire a tangibilizzare questo patrimonio immenso di ricchezza che noi abbiamo, in realtà creiamo
e possiamo creare economia. Economia locale, perché nella tangibilizzazione della bellezza, nella valorizzazione di questo patrimonio, noi diventiamo un centro di attrazione, e come un centro di attrazione quindi diamo accesso alle grandi audience internazionali a quello che è il nostro sistema di proposizione, quindi al nostro sistema economico, creando meccanismi virtuosi di valore locale e di diffusione globale. Molto interessante quello che dici, vorrei capire se vorrei capire in base a quello che dici che cosa hai trovato anche in Oltrepò Pavese, perché tu hai fatto una scelta qualche tempo fa molto importante, non banale, innamorandoti del panorama, del paesaggio, della gente dell'Oltrepò Pavese, leggendo le colline dell'Oltrepò Pavese a tuo diciamo a tua dimora, quando gli impegni di lavoro non ti portano in giro per l'Italia e per il mondo. Allora vorrei dirti, ci sarebbe anche spazio per territori come la nostra provincia di Pavia, il nostro Oltrepò Pavese, per esplorare questo scenario di economia della bellezza? Guarda, io trovo che l'Oltrepò, le colline dell'Oltrepò, le bellezze gastronomiche, vitivinicole dell'Oltrepò, siano un bene prezioso che io mi sto largamente godendo in questi momenti. Io ho deciso di venire a vivere qua perché, rientrando dagli Stati Uniti praticamente ormai l'anno scorso e poi rimanendo bloccato qua per le vicissitudini che tutti conosciamo, ho voluto scegliere un posto che non fosse Milano, perché non avevo più voglia, ma è un po' di tempo che non ho più voglia di vivere in una città, no? E quindi mi sentivo di volere cercare un posto che mi mettesse in condizione di avere a che fare con una natura e con una bella natura. E così ho scelto queste colline dove in questi mesi appunto ho imparato a conoscere un territorio che è da scoprire, perché è fatto di tante piccole cose molto poco conosciute in realtà, no? E che andrebbero raccontate con l'amore che si meritano, con l'amore che si meritano. Parole molto belle, e devo dire anche che forse per fare turismo in Italia bisogna trasformare luoghi in destinazioni, e per farlo più che siti internet servono contenuti, Maurizio. Sì, diciamo che il tema, la differenza che c'è tra un luogo e una destinazione è un po', come dire, una parola simile a quella del marketing, cioè è un concetto parascientifico che incasella un concetto. Certamente la destinazione è un luogo riconosciuto, no? E non solo riconosciuto, ma è riconosciuto perché è costruito dentro un sistema di offerta territoriale che ha molta consistenza e coerenza nei vari anelli della catena del valore, no? Per cui questo poi diventa approcciabile e anche, come dire, più facilmente vendibile anche da quello che sono le organizzazioni che vendono il territorio nel mondo, il turismo e le mete, no? Per cui da essere un luogo diventi una destinazione perché sei conosciuta, no? Perché c'è un gruppo di persone nel mondo che ti definisce in quanto luogo attrattivo dove poter andare a fare delle esperienze di alto livello, no? E credo che ad esempio nel caso dell'Oltrepò questo sarebbe possibile, perché il tema storico e gastronomico qua è molto alto, no? Si tratta solo di raccontarlo. È chiaro che lo storytelling poi diventa la metafora dell'esperienza, no? E quindi diventa attrattivo per l'audience, per le persone che ti vedono dall'Italia o dal mondo, un territorio nel momento in cui la storia lo rappresenta per i suoi valori e per la sua attrattività. Cacciatore di storie e di identità. Questa è una definizione che ti rispecchia molto, secondo me,
Tu hai reso immortale Gualtiero Marchesi attraverso un'opera di cinematografia non scontata, non banale, che ha ritratto molto da vicino in The Great Italian il Gualtiero Marchesi uomo, che ha dato molto non solo alla ristorazione italiana e internazionale, ma ha dato molto a livello di anima, espressività, rivoluzione che ha rappresentato nel suo mondo. Così oggi sei concentrato, e ce lo dicevi in premessa, su Harvest 2020, in Vino Humanitas, per raccontare la storia delle origini del vino e la storia di identità che fanno grande la vitivinicoltura italiana. Ma in generale, in tutte le tue produzioni, poi ne vedremo un breve sunto, molto breve, rispetto a tutto quello che hai prodotto e fatto, hai cercato sempre l'identità, perché oggi una comunicazione di valore, specie al termine, lo possiamo dire, di questo anno terribile, complicato a livello sanitario, a livello economico, è l'occasione questa di per potersi riposizionare, per poter riguadagnare, magari se negli anni lo si era perso, vantaggio competitivo, però sempre a partire dall'individuazione di un'identità. E qui una domanda secca e secondo me non banale: come mai è più facile per te, come uno scultore, no, riconoscere e ritrarre l'identità rispetto magari a quanto accade per noi, quando dobbiamo dire che cosa mi rende unico? Spesso un imprenditore si dà delle spiegazioni che poi non sono però la verità, o comunque una leva che poi può generare attrazione. Cioè, perché bisogna uscire da questa autoreferenzialità per raccontare grandi storie e grandi identità? Allora, innanzitutto permettimi di dire che non ho certo reso io immortale Gualtiero Marchesi, ma l'hanno fatto la sua arte, la sua sensibilità, la sua cultura, la sua storia e la sua umanità, no? E io umilmente mi sono messo al servizio di queste sue grandi qualità. Vado oltre e vorrei aiutare a definire questa cosa rispetto all'identità, che è complicata, mi rendo conto, ma che fortemente ha a che fare con l'autenticità. Molto spesso nel piccolo c'è il grande, no? E quindi anche in questo senso nell'identità, e perché un'identità sia tale, ci vuole un'essenza di autenticità riconoscibile e riconosciuta. Quindi noi primi dobbiamo essere consapevoli di ciò che siamo, dei valori che rappresentiamo e di quanto questi possono essere riconoscibili, e poi però devono essere riconosciuti da chi ci ascolta, di chi ci guarda, di chi capisce le nostre parole. Quindi il tema dell'identità è fortemente questo, no? Quindi essere riconoscibili, ma essere riconosciuti, e questo è fortemente importante oggi per il rapporto che noi abbiamo con le audience globali, no? Quindi io sono a casa mia con il camino che mi sta scaldando alle spalle e potrebbe vedermi tutto il mondo in questo momento, disintermediando qualsiasi canale, no? Questa è un'opportunità enorme nel momento in cui abbiamo delle grandi storie, abbiamo un patrimonio di meraviglie, no? Che possiamo raccontare. Dobbiamo essere consapevoli di questo e riuscire appunto a riferirci alla nostra autenticità per trovare in questa le grandi storie che possiamo raccontare al mondo. Mi sembra una spiegazione, la domanda era molto complessa, per trovare una risposta immediata e però esaustiva, ma credo che tu abbia reso perfettamente il concetto. Anche perché tu mi hai preparato a tutta una serie di domande diverse. Adesso ma è sempre questo il trucco, no? No, invece una domanda sulla quale abbiamo riflettuto prima di andare in onda è quella che riguarda proprio la nuova economia, no? La nuova economia della bellezza. Tu hai insistito tante volte in seminari che hai tenuto, nei tuoi lavori che richiedono una grande preparazione, una grande full immersion nei territori che racconti e nelle storie che racconti, nelle imprese, nei brand nazionali ed internazionali
ai quali ti rivolgi, e sempre facendo una grande selezione, quindi non muovendoti mai per storie banali, così come non muovendoti mai nel recinto di chi intende il lusso come mero sfoggio, anche un po' cafone, ma il lusso per te è sempre l'eccellenza del raccontare una storia, un luogo che vale. Ora, l'Italia dovrebbe vivere solo di questo, e parliamoci chiaro, negli anni non l'ha fatto. Non siamo stati bravi a trasformare la nostra bellezza, i nostri beni culturali nel nostro Oltrepò, nella nostra provincia di Pavia. Pavia è una città straordinariamente bella, ed è una città straordinariamente storica, con la seconda università più antica del mondo dopo quella di Bologna. Piazza Ducale di Vigevano è un gioiello. Il borgo medievale di Varzi è straordinariamente, cioè parla al cuore, è straordinariamente evocativo, così come le colline del vino. Allora voglio chiederti, perché Sant'Alberto con l'economia della bellezza? Sant'Alberto, hai presente di cosa sto parlando? Assolutamente, l'eremo di Sant'Alberto di Butri. L'eremo di Sant'Alberto, esatto. Ma dico, ci sono angoli veramente unici, ma come tutta l'Italia, non c'è dubbio. Quindi il tema dell'economia della bellezza è come far sì che questo patrimonio, come dicevamo anche poc'anzi, no, non sia semplicemente valorizzabile, valorizzato, ma che si trasformi in un sistema, in una rete valoriale che sia in grado poi di creare economia locale, no? E quindi di rendere tangibile quello che è un patrimonio intangibile, no? Che molto spesso il nostro paese esprime nei musei, nell'architettura, nella natura, no? Nelle cose che noi siamo abituati a frequentare perché ci appartengono come elemento quotidiano. Trasformare questo in valore è un obbligo per chi vive in un paese come il nostro, no? Perché credo che, non sono certo io a dirlo, perché è una voce la mia che si unisce ad un coro di voci ormai di tante persone consapevoli, credo che sia indispensabile, no? Riuscire a costruire un meccanismo che unisce l'economia, quindi gli elementi che creano valori concreti per le persone che vivono nei territori, con la bellezza, quindi con un patrimonio potenziale che il nostro territorio esprime. Mi sembra molto chiaro, ma oltre a dirlo, tu hai anche fatto molto per questo, per questa missione, per questo scopo. Vediamo un frammento della tua opera di regista e storyteller. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada, tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Que no la tengo, sentir que la he perdido, oír una noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera tratarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca, y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanco, blanquea los mismos árboles.
este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Eh sì, questa è davvero economia della bellezza, cioè qui si vede anche quanto conti un linguaggio, quanto conti non essere banali, quanto, per esempio, spesso scherzando dico che oggi se tu vedi, voglio dire, un vigneto dall'alto ripreso dal drone non vedi niente. La capacità di trasformare le riprese con il drone in un pezzo del racconto tirano in ballo il tema della competenza. Quindi anche quando si vuole rilanciare un territorio non vale la regola dello spendo troppo, vale la regola della strategia, del fare una strategia molto chiara. L'esperienza degli ultimi anni all'Italia, a tanti territori rurali, ha insegnato che chi meno spende più spende, perché poi alla fine non raggiunge i suoi risultati, i suoi obiettivi. Bisogna essere capaci di costruire uno storytelling vero, uno storytelling che duri nel tempo, per fare economia della bellezza, Maurizio. Perché uno storytelling duri nel tempo bisogna essere collegati tra passato e futuro, nel senso che quel tema di cui parlavamo dell'autenticità deve incontrare un po' di visione, no? Quindi bisogna anche riuscire a immaginare dove si vuole andare, no? Quindi qual è la strada che vogliamo percorrere, senza naturalmente perdere quel sapore, no? Forte, chiaro, riconosciuto. È riconoscibile che sono i nostri valori originari, no? Mi sembra una riflessione importante, che sfida anche un po' il futuro. L'Italia è un insieme di terre non opportunamente valorizzate. Per esempio, io vorrei chiederti una cosa, Maurizio. Vedo che tu prediligi raccontare le storie anche immergendoti nei territori. Per esempio, stai lavorando e sei reduce, voglio dire, da una full immersion in Friuli per raccontare una terra straordinaria, una terra di confine, una terra di contaminazioni culturali, una terra di grandi vini della zona del Collio, di grandi sapori autentici, di famiglie che ancora presidiano il territorio. E oggi valorizzare quelle terre, valorizzarle a pieno anche a livello internazionale, ma anche, fatemi dire, per un turismo di prossimità, che sarà nel breve termine il turismo più bello di cui godere. C'è più voglia oggi di campagna e di aria fresca che non di grandi città e caos, no? Ecco, tu ti dedichi a queste full immersion convinto anche che ci sia un po' una cultura contadina da recuperare, da far venire fuori, un'identità molteplice tra cultura e marketing dei territori, delle loro ricchezze storiche. Ma io francamente, che sono un proto agricolo, mi trovo a fare queste cose perché mi piacciono, e questa è la prima cosa e forse la più importante, no? E perché facendole poi credo di creare anche utilità per le persone che sono protagoniste delle storie e per le persone un po' che ne fruiscono, no? Quindi sì, certamente l'origine, la straordinaria, anzi origine contadina della nostra Italia ci aiuta a trovare delle belle storie, no? Perché non c'è niente di più forte e chiaro del rapporto che c'è tra l'uomo e la terra, come appunto nella cultura contadina. E per chi poi, no, come me, è cresciuto anche, no, nelle città, pur avendo avuto genitori, nonni, no, di provenienza, diciamo parzialmente contadina, no? Per chi è cresciuto nelle città, ritrovare queste cose è sorprendente. Ne parlo per esperienza personale, è emozionante, no? E in questo viaggio, in questa prima parte del viaggio, perché Harvest è un viaggio complesso, adesso è iniziato in Friuli, sarà solo la prima parte, poi
andremo a parlare di un mondo meraviglioso che è quello delle bollicine, della passione delle bollicine, lo faremo con Maurizio Zanella, andremo a visitare lo Champagne, per capire che cosa c'è, no, in questo mondo straordinario proprio di territorio, no, perché in quell'esempio, no, che ho fatto, il territorio è veramente principe, no, di un sapere e di un prodotto meraviglioso, no, che ha incantato il mondo. Poi andremo nel sud Italia, in alcune regioni in cui andremo a scoprire un'altra maniera di rapporto con la terra, completamente diversa, no, rispetto a quella del Friuli. Potrei parlartene adesso per un'ora, no? Ma non abbiamo il tempo, ma il senso è quello della scoperta, Ma della grande scoperta. a me piace ascoltare i tuoi racconti, ma mi piace ancora di più vedere filmatini brevi, perché il tempo è poco, come questo. Nonostante il cielo ed il suo umore, nonostante chi sta per partire, nonostante queste porte chiuse, nonostante gli occhi aperti o chiusi, nonostante i gesti un poco arresi, nonostante i passi dentro i piedi, E c'è un viaggio che corre e non ci aspetta, segue il tempo e non cambia la sua rotta, Ed ancora vendemmia e poi Natale, ed il corpo è di legno torto al sole, È una danza precisa di un corteo, si consegna la vita nelle mani di Dio. E adesso torniamo un attimo su Harvest 2020, perché davvero, a parte il fatto che vorrei sapere anche di questa colonna sonora, perché queste sono solo piccoli scorci, sono piccole anteprime di quello che sarà questa produzione dedicata alla storia, del vino nella storia dell'umanità, quindi una storia nella storia. Ma questa colonna sonora qui ti mette i brividi. Devo dirti, questa colonna sonora nasce da questa volontà che abbiamo avuto io con la mia crew di immergerci appunto nel territorio, perché noi siamo andati in Friuli e abbiamo cercato degli artisti con i quali collaborare, abbiamo trovato là alcuni musicisti, in particolar modo questo pezzo che abbiamo sentito è composto. Ed è un pezzo originale composto da Rebi Rivale, una cantante, Rebi Rivale, lo ripeto, una cantante di Udine, straordinaria, molto brava, che io ho incontrato, ci siamo messi a parlare, abbiamo ragionato insieme ed è emerso, no, questa bella canzone, perché questa è una bella, onesta canzone, ben fatta, con sentimento. Ma perché con sentimento? Perché ci si è incontrati, ci si è parlati, no? E con il pathos di due persone nasce qualcosa che è sincero, autentico e credo bello, no? Lo posso dire perché l'opera è sua, non mia, l'ha fatta lei, no? No, questo conta anche perché diciamo che insomma, dentro a un grande film, dentro una grande produzione che racconta un territorio, e qui attenzione, non solo il vino,
Anche da questi piccoli regali che tu ci hai fatto questa sera, hai fatto a noi, hai fatto agli ascoltatori di Paviuno TV che ci stanno guardando e a tutti gli altri che ci guarderanno on demand su tutti i nostri canali e sul nostro sito paviuno.tv.it, c'è la capacità già da questi pochi minuti di visione di questa piccola parte che sarà Harvest 2020, la tua produzione, si vede che anche quando il vino è protagonista, per te essere protagonisti sono dei valori, cioè si vede l'uva, si vede il contesto, si vede la storia, ma si respira soprattutto tanta umanità, tanti valori, c'è profondità in quello che abbiamo visto. E questa profondità, no, io lo dico, faccio tutto sto pistolotto per dire che cosa, che poi tutta questa profondità non la vedo nella comunicazione dei territori, del vino, vedo una comunicazione molto commerciale, talvolta molto ripetitiva, fatta di mini video dati in pasto a destra e a manca, ma senza una logica precisa e senza la capacità di rimanere nell'immaginario, di rimanere impressi, di trasmettere qualche cosa. E voglio chiederti una considerazione in merito. Ma la considerazione in merito te la faccio volentieri. Allora, innanzitutto credo che ci voglia un po' di ambizione, no? Quindi non basta fare le cose per farle, ma si deve cercare di fare delle cose, degli oggetti, dei progetti che siano in grado di andare nel mondo, e per fare questo ci vogliono alcune caratteristiche, evidentemente, che sono di rilevanza dei contenuti in primis, cioè bisogna avere delle cose da dire, ma anche di qualità di esecuzione, bisogna farle bene, no? Quindi questi due elementi sono sostanziali, ovviamente, no? Poi è chiaro che si può fare tutto, e tutti hanno diritto di fare le cose nella maniera in cui ritengono giusto farle, no? Però io credo che sarebbe interessante poter immaginare un'attenzione maggiore nella concentrazione dell'investimento su, per i territori, su quello che sono operazioni di valore. Capisco che non è sempre facile. No, non è sempre facile, perché poi dipende anche dalla cultura di chi governa i progetti, a volte anche di chi scrive, e allora qui, ecco, guarda, vado su un tema, ma fuori dalla polemica, no? Vado su questo tema. Spesso quando l'ente pubblico fa l'appalto, no, per l'asfalto piuttosto che il rifacimento di una rotonda, guarda magari, ecco, allo spessore del tappeto d'asfalto che si getta, guarda la dimensione della rotonda. E invece quando deve valutare dei progetti di narrazione territoriale, io ho spesso l'impressione che non in tutti i territori, Friuli è molto avanti, la Franciacorta è molto avanti, la Toscana è piuttosto avanti anche lei, ma altri territori no, non sono così avanti nel dire a noi serve una professionalità per raggiungere un risultato, non a partire da un budget ci serve un documentario, un sito, un video col drone e quant'altro. È complicata questa storia qui, Cioè è molto difficile riuscire, anche quando il Ministero si muove, perché secondo me Maurizio Gigola dovrebbe essere chiamato oggi dal Ministero dei Beni Culturali e anche dal Ministero delle Politiche Agricole per dire abbiamo bisogno di questo e di portare questo messaggio nel mondo, di portare un messaggio che costruiamo insieme, costruiamo sulla base delle tue competenze. Invece noi ragioniamo in piccolo, e ragionando in piccolo ci troviamo sempre come al Monopoli sulla casella riparti dal via. Provocazione, che cosa mi rispondi? Ma innanzitutto rispondo che di Maurizio Gigola ce ne sono tanti, per fortuna, in Italia, anche più giovani di me, e che varrebbe la pena di valorizzarli, perché di sensibilità il nostro paese è pieno, no? È più difficile evidentemente poi all'interno delle organizzazioni tutte, sia quelle territoriali che anche forse quelle private, no? Avere sia le competenze che la sensibilità per
fare le valutazioni opportune, no? In questo senso. E capisco anche questa difficoltà perché è un mestiere che ha altre, come dire, direzioni, orientamenti e anche competenze, per cui la competenza di valutare che cos'è buono, no? Per comunicare al mondo i valori del nostro territorio è una competenza che trovo non molto comune, insomma, non molto diffusa, ecco. È chiaro che su questa competenza però bisogna lavorare perché è una competenza critica. Lo storytelling è la realtà condivisa dalle audience del mondo, da coloro che ci guardano, che ci ascoltano, no? Quindi la competenza di valutare che cos'è lo storytelling, no? Io lo leggo in questi due assi, no? Uno è la rilevanza della storia, l'altra è la qualità dell'esecuzione, no? Se la metti così proprio, no? È anche tutto sommato semplice valutarlo, no? Poi semplice fino a un certo punto, perché valutare che cos'è rilevante implica rilevante per chi, no? E valutare che cos'è ben eseguito implica una valutazione di valore estetico che non è sempre semplice, estetico-tecnico, che non è sempre semplice fare, no? Quindi bisogna prepararsi, bisogna che chi è un intermediario, no, tra i talenti che fanno storytelling, e ti ripeto, sono tanti, sono giovani, sono bravi, eccetera, 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 e i canali che poi questo storytelling lo portano nel mondo, questo anello che fa le valutazioni deve prepararsi sicuramente di più. Interessante messaggio, speriamo che venga fatto proprio anche da chi deve formare, chi vuole occuparsi poi di politica, no? Di politica territoriale, di politica magari anche a livello di enti locali, perché credo che sarà la grande sfida dei prossimi anni quella di indovinare le voci giuste, il giusto linguaggio, ma anche il giusto tone of voice per l'affermazione dei territori nella loro interezza, e direi anche se non ora quando, perché quando le cose vanno particolarmente male, quando arrivano certi tsunami, tra virgolette, questo tsunami sanitario mondiale che ha travolto anche l'Italia, che c'è da investire, da costruire un futuro diverso, capitalizzando gli errori, ma anche affidandosi a delle professionalità. Ecco, voglio a questo riguardo, anche se io starei qui ore e ore e ore, poi in realtà andiamo verso la chiusura, ti voglio chiedere ancora un paio di cose. La prima è questa: l'Italia e il suo appeal, no? Secondo te sono i giovani del mondo, cosa vedono nell'Italia, e qual è la differenza di percezione dell'Italia di un 25enne di San Francisco, città a te molto cara, in California, rispetto a quella del papà di questo 25enne? Beh, domanda piuttosto difficile. Allora, io ho scarsi rapporti con i 25 anni e tutto sommato anche piuttosto complessi in generale, pertanto vado intuitivamente a cercare una risposta che ci possa divertire insieme, far divertire insieme, no? Io credo che la pizza rimanga il centro d'attrazione permanente, no? E che noi siamo un oggetto fatto proprio da due facce, no? Una è quella dello stereotipo, che rimane quello, no? Cioè pizza, mandolino, quelle robe lì, e che però ha un'altra faccia che invece è completamente opposta, la grande innovazione, la moda, gli astronauti, eccetera, eccetera, no? E in questo la percezione li unì, la percezione nel senso il modo in cui gli americani che io conosco, no, ci guardano, li unisce tutte e due e prende, no, come in un mosaico, delle caselle a caso a secondo del momento del consumo dell'esperienza italica, no? Quindi un po' anche a secondo di quello che gli fa comodo, evidentemente, comodo socialmente, quello che conoscono, quello che vorrebbero conoscere. Sicuramente noi siamo comunque un'occasione di mobilità sociale, almeno per i miei amici e compagni americani e
che sono quelli con cui riesco maggiormente a riferirmi in un discorso come questo. Di mobilità sociale perché? Perché noi offriamo talmente tante occasioni di crescita, no, culturale, sia nel vino, nel cibo, nelle cose semplici, cioè in quello che è la cultura quotidiana, non la cultura accademica, no? Che il poter accedere a queste cose è per tante persone al mondo un'occasione proprio di migliorare se stessi, e questo è un valore molto importante, sai, che noi possiamo offrire, perché tutti vogliamo migliorarci, tutti vogliamo diventare più bravi, più intelligenti, anche più attraenti, no? E il saper bere bene, il saper mangiare bene, il sapere che cos'è la nostra pittura, che qualche cosa della nostra storia, è veramente un'occasione per migliorare se stessi. Beh, hai dato una risposta straordinaria, anche perché ti ho fatto una domanda che avrei potuto girare a un istituto di statistica internazionale. No, ma hai reso molto bene l'idea. E per finire, ti voglio chiedere se oggi tu potessi dare un consiglio all'Italia, in questa fase storica, cosa suggeriresti di fare? Perché questa è una domanda, anche questa, di una certa complessità. Ma tu da dove ripartiresti dopo questo 2020 da dimenticare per tanti aspetti? Chiudersi la bocca e tirare dritto. Vabbè, lasciami scherzare, ma ripartirei dalla consapevolezza, ripartirei da ciò che siamo e senza dubbi andrei avanti con forza, determinazione, coraggio, amore delle nostre cose, delle nostre famiglie, tutte le cose che sappiamo già molto bene, dobbiamo solo farle, e farle con forza, con determinazione, appunto, con coraggio, perché questo è quello che serve in questo momento. Tra le tante cose che stai facendo e quelle che hai fatto, no? C'è invece qualche cosa che ti sei ripromesso di fare, di mettere in cantiere e che vorresti ancora realizzare? Qualche cosa che magari non hai compiuto, ma che però ti sta a cuore? Sicuramente, devo terminare un documentario sulla musica venezuelana che ho iniziato prima del Covid con mia moglie, che è venezuelana. Ne abbiamo girato una parte, circa una ventina di minuti di montato, e sarà un documentario senza parole, solo di musica, che racconterà il territorio venezuelano con i musicisti, e non solo i musicisti, ma anche coloro che gli strumenti li realizzano, quindi gli artigiani. Bene, allora, intanto che suona il cellulare, noi ringraziamo di cuore Maurizio Gigola, regista, filmmaker e storyteller, per essere stato con noi. Buon lavoro e diciamo anche grazie per questa opera di racconto dell'Italia dalle mille identità. Grazie di essere stato con noi a Pavia 1 TV. Grazie a voi. E vi lasciamo, come abbiamo aperto, con il linguaggio di Maurizio Gigola. A presto.